Mi trovo a Canalonghi in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Lucia, una festa che si tramanda da secoli e a cui il popolo canalonghese è molto legato. Come comitato, con la gente ha partecipato in tutto, è stata molto generosa, devota alle novene. In tempo abbiamo fatto pure la fine della processione perché pioveva e quest'anno veramente è stato un bel input di partecipazione a tutto il gruppo della festa. Quindi diamo gli auguri intanto anche in occasione del Santo Natale. Tutti quanti, la comunità, i paesi limitrofi, un sereno e felice Natale a tutti e buon anno. Il sentimento di devozione da parte dei cannalonghesi verso Santa Lucia ha radici molto antiche, tant'è che, come ha ricordato Daniele, la fiera della Fregagnola, che oggi si chiama la fiera della Fregagnola, era intitolata a Santa Lucia, quindi risale almeno al 1400 e dispari. La stessa cosa ce la ricordate nell'omelia che ha fatto Don Luigi. È una devozione molto sentita. Noi riceviamo la visita di fedeli da parte delle altre parrocchie, da paesi vicini. Santa Lucia è veramente è una festa sentita a Cannalonga. Noi cerchiamo di dare a questa festa la giusta solennità che merita una santa, santa martire. Diciamo che il bilancio non può che essere positivo. Abbiamo avuto testimonianze della partecipazione della gente sia alla Santa Messa sia alla processione. A Dio piacendo, anche il tempo ci è stato favorevole, infatti è incominciato a piovere proprio nell'ultimo tratto. La festa, grazie alla devozione che è radicata nell'animo delle persone di Cannalonga, va sempre bene. Noi non possiamo che essere soddisfatti, ringraziando il comitato, la signora Alessandra e la signora Carmelina per il loro impegno. La confraternita, come è suo dovere, deve partecipare a queste solennità, perché è scritto nello statuto della confraternita che bisogna conservare e tramandare le nostre tradizioni. La fede a Santa Lucia risale a tempi remotissimi. Già nei secoli scorsi l'attuale fiera della Fragagnola veniva fatta a dicembre, perciò era detta fiera di Santa Lucia. A noi rimane il compito di raccogliere, diciamo, il testimone dei nostri avi e tramandarlo poi alle future generazioni.